Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo ancora una volta degli acuti in voce piena. Vediamo. Cantare in libertà. Abbiamo già affrontato questo argomento e su questo canale c'è già una puntata dedicata agli acuti in voce piena. Vi ricordo che c'è anche una puntata su come respirare in maniera diaframmatica, quindi vi lascerò i link in descrizione in modo da non ridire tutto da capo. E poi vi ricordo inoltre che gli acuti per ogni voce sono diversi. Per un basso gli acuti saranno più centrali, diciamo così, mentre per un soprano gli acuti sono molto più al di là del pianoforte. Vi ricordo inoltre che le voci sono divise in categorie e abbiamo già detto 3 per i maschietti e 3 per le femminucce, quindi partendo dai maschietti, basso, baritono e tenore, e poi le femminucce sono contralto, mezzosoprano e soprano, le voci più acute delle donne. Quindi per ognuno di questi, diciamo, per ognuno di questi settori del canto, gli acuti rappresenteranno note completamente diverse. Detto questo, io adesso vi farò degli esempi al pianoforte in base a quella che è la mia vocalità. Io sono un tenore e quindi farò degli esempi per le voci tenorili. Ovviamente, se tu sei un basso oppure un soprano, se sei una donna, farai degli esercizi nel tuo proprio range di appartenenza. Un consiglio che vi posso dare è quando facciamo i vocalizzi, c'è un esercizio che trovo molto utile. Ad esempio, facciamo una scala e soffiamo delle note. Io a volte utilizzo uno strumentino che si chiama kazoo e c'è su questo canale una puntata dedicata al kazoo. Se volete vi lascio il link in descrizione, andatela a guardare. Ma se non abbiamo il kazoo possiamo soffiare un suono. Andiamo avanti. In questo modo avremo la gola larga perché c'è un passaggio di aria e in più riusciremo bene a fare un passaggio dalla voce di petto alla voce di testa. Facendolo con la voce. Sentite che la voce è tutta collegata. Ovviamente facciamo questi esercizi sempre se non siamo in compagnia di un insegnante di canto che ci possa seguire. Sempre un po' alla volta. Se sentite dei fastidi, ovviamente fermatevi e vuol dire che qualcosa magari state sbagliando, però se andate e procedete gradualmente, buttate aria, questo esercizio è molto utile e vi potrà far capire bene il passaggio dalla voce di petto alla voce di testa per raggiungere la zona acuta. Se durante questi esercizi avvertite per esempio un giramento di testa, può capitare perché comunque si va in iperventilazione o comunque sottraiamo ossigeno al cervello, facciamo un attimo di pausa, è tutto normale e poi dopo un po' possiamo ricominciare. Un altro esercizio che vi posso consigliare è utilizzando quella che si chiama la tecnica del twang. Twang. Un po' il pianto dei bambini. Avete presente? Questo si chiama twang. E se noi abbiamo la lingua fuori, ad esempio, possiamo fare dei vocalizzi facendo questo suono un po' brutto. Procedo per toni. Ah,
questo modo porteremo il suono proprio nella testa. Poi questo suono brutto noi piano piano lo possiamo rendere più bello. Partendo però da questa zona, perché è importante non partire da una voce di petto tirata, senza mai tirare la laringe in su, ma altri modi, altri consigli che posso darvi quando noi abbiamo delle canzoni acute da cantare e non riusciamo. Uno è quello di abbassare la tonalità, ovviamente se non è nel nostro range. Però se noi possiamo cantare quella canzone ma non ci riesce di farlo, possiamo mettere due mani sulle guance in questo modo da bloccare la mandibola in modo rilassato e facciamo un esempio su una canzone di John Legend, All of Me, tipo la parte acuta. My head's underwater but I'm dreaming fine. Quello che fa. Proviamo a farlo con le mani sulle guance. My head's underwater, I'm dreaming fine. You're crazy now, I don't mind. Cause all of me, all of you. Sentirete che il suono va automaticamente verso la nostra maschera e risuona meglio. Quando toglieremo cerchiamo di avere la stessa risonanza. Capiamo dove va la voce e cerchiamo di rifarlo poi, dopo un po', anche senza le mani sulle guance. Un altro sistema che io utilizzo a volte è usare una matita, metterla tra i denti e cantare così. Facciamo un esempio su un pezzo famosissimo di Alex Baroni che è Cambiare. Cambiare, amore, non mi provocare. Se non riusciamo, perché magari abbiamo delle tensioni muscolari a livello del collo e della mandibola, basterà mettere una matita tra i denti e fare. Cambiare, amore, non mi provocare, arriverò. E fare, provare a fare questi acuti utilizzando la matita. Vedrete che siccome non possiamo creare tensioni a questo livello, saremo più rilassati e canteremo meglio le zone acute. Un altro modo per fare degli acuti, magari in un punto della canzone dove c'è un picco, è quello di abbassarsi in questo modo. Tipo Talking to the Moon di Bruno Mars. Heroes around the other side talking to me too, oh am I a fool. Quando arriviamo nella zona acuta, se noi ci abbassiamo, che cosa facciamo? Andiamo a aiutare il diaframma a fare bene il suo lavoro di sostegno e poi rilassiamo le spalle e il collo, perché in questo modo noi non possiamo creare tensioni muscolari. Quindi talking to me too, oh am I fool, oh see it's alone, talking to the moon, oh, 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 oh. Sentirete proprio liberarsi la voce quando vi piegate. Ovviamente quando facciamo questi esercizi e quando stiamo in una zona così acuta, facciamo sempre attenzione. Se riusciamo a farci seguire, magari se siamo all'inizio degli studi, è meglio. O comunque se sentite affaticamento a livello muscolare della gola oppure affaticamento cordale, fermatevi, fate delle pause, bevete molta acqua e così eviterete di farvi male. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.